un tramonto, il mare e un calice di rosso conero in abbinamento a piatti e prodotti tipici del territorio. Questa è l'esperienza offerta da Il Rubino del Conero, sfumature di Montepulciano, iniziativa promossa da Varano in Bottiglia, ambientata nella suggestiva cornice dell'Hotel Fortino Napoleonico di Porto Novo. È sempre molto forte la richiesta per l'esperienza degustazione di vino e abbinamento con il cibo. Questa sera festeggiamo il rosso conero in un territorio chiaramente vocato al mare e al bianco. La piacevolezza di una serata dove si degusta del vino prodotto da tante cantine del territorio insieme a qualcosina da stuzzicare è difficile da descrivere a parole, bisogna provarlo perché è veramente gradevole, molto molto piacevole. È un appuntamento selettivo perché si parla solo di un vitigno, anche se ha delle sfumature, quindi è trattato in acciaio per il base, in legno grande per la selezione e legno piccolo o barrique per quello che è la riserva. La riserva, questo devo fare una piccola anticipazione, è esclusivamente 100% Montepulciano, mentre il vino base può avere un 15% di vitigno indigeno, significa che nel vigneto se c'è un po' di Merlot o qualche altro vitigno può essere aggiunto per dare la differenza fra un produttore e un altro. Le cantine presenti hanno confermato la loro fiducia a questo progetto. Loro hanno capito lo sforzo che si fa per organizzare questi eventi e quindi ci ripagano con la loro presenza. 15 le cantine che hanno preso parte alla serata per offrire a mente, cuore e palato 48 tipologie diverse di rosso conero fra produzioni base e riserve. Moncaro, l'azienda più grande presente oggi qui alla questa serata dedicata al rosso conero, che vini avete portato in degustazione? Abbiamo portato 3 coneri giustamente per la serata. Abbiamo le Silve, che è un conero un po' più facile, più immediato, un impatto un po' più moderno al Montepulciano, e l'estremo opposto invece è un conero riserva, che è il vigneto del parco, vigneto all'interno dell'area storica del Parco Naturale del Conero, e l'altro invece è il Montepasso, è sempre un conero però vinificato con un sistema di ripasso che strizza l'occhio un po' a quelli che sono i sistemi della Valpolicella, non il ripasso veneto, per cui viene fatta una seconda fermentazione sulle vinacce appassite del conero appassito, quindi sono 3 facce diverse dello stesso vitigno che è il Montepulciano. Da diversi anni l'azienda Conte Leopardi è presente nelle serate organizzate da Varano in Bottiglia. Questa sera una bella manifestazione legata al rosso conero. Quali vini ha portato in degustazione? Stasera abbiamo 3 Montepulciano in purezza. Il primo, l'Antichi Poderi, è un rosso conero, il nostro base, quindi affina soltanto in acciaio, è un 2017, un vino da tutto pasto. Per passare poi al Casirano, che invece è una selezione di rosso conero, che affina un anno in barrique, usiamo delle barrique di rovere francese, e un altro anno poi in bottiglia. Infine il Pigmento, questo è il nostro fiore all'occhiello, è un conero riserva, la DOCG, e affina 2 anni in barrique di primo passaggio e 2 anni poi in bottiglia, quindi almeno 4 anni prima della messa in commercio. Abbiamo in degustazione un rosso conero 0 solfite aggiunti, che è una vendimia 2018, poi il rosso conero Traiano, che fa 18-24 mesi di barrique, viene dal vigneto più vecchio dell'azienda, ed infine c'è la riserva, che è il Decebalo, che è un conero di OCG, e questo fa 24 mesi, 18-24 mesi di barrique, però tutte barrique nuove, fa fermentazione sul lì. Sono il titolare ed enologo dell'azienda Vigna della Cava, è una piccola azienda nata nel 2015 a Doffagna, che lavora attualmente solo uve Montepulciano, produco 2 vini, principalmente un rosé, l'altro vino invece è un rosso conero che presento questa sera, si chiama Corniolo, è annata 2018, è un rosso conero con una grande bevibilità che serve più che altro per far tornare ad abbinare il nostro rosso conero alla nostra cucina. In prevalenza lavoriamo un Montepulciano che questa sera proponiamo in 3 tipologie. Il V, 85% Montepulciano, 15% Sangiovese, il Nerto, 100% Montepulciano, e il Voulet, una surmaturazione di Montepulciano. We'll be right back.
La Nari è un'azienda da sempre vicina all'iniziativa Varano in Bottiglia. Oggi una bellissima serata dedicata al Rosso Conero. Che vini ci ha portato in degustazione? Allora, abbiamo portato sicuramente il nostro Rosso Conero classico, l'annata 2018, è stata un'ottima annata. Poi abbiamo portato due coneri di serva, il nostro Conero Riserva Fibbio, che è la nostra riserva storica, e il Conero Riserva Rete, che è un'evoluzione più moderna di un conero tradizionale. Noi abbiamo, diciamo, tre vini a base uve Montepulciano al 100%. Abbiamo un Rosso Conero che è vinificato in acciaio, un altro Rosso Conero che si chiama Ancomarzio e viene invecchiato in una botte da 5.000 litri di legno alie francese, e poi il Conero Riserva, che è la DOCG del Conero, sempre Montepulciano, che oltre a questi primi due passaggi fa anche un anno di invecchiamento in barrica. La mia credo sia la più piccola cantina in assoluto, poco più di un ettaro di vigneto. Vigneto fatto esclusivamente a Montepulciano, quindi 100% Montepulciano su tutti e quattro i vini che produco. Di base, che è con il Montepulciano, qua è il Rosso Conero, Vigna Clari, che ho portato oggi è un 2016. Invece il Riserva, il Conero Riserva è il 2013, il Bolignano, è un vino più strutturato, un po' più maturo. Cantina Polenta da sempre vicino a Varano in Bottiglia. Che vini ha portato questa sera in degustazione? Ho portato tre dei miei quattro rossi, un base, Vespuccio, una Cipicchia che è una base che ha fatto un anno di legno e una riserva, poi 2008. In degustazione abbiamo tre tipologie di Rosso Conero. Abbiamo questo che è un blend di Montepulciano e Sangiovese. Poi abbiamo due tipologie di Montepulciano in purezza, un vitigno che è stato impiantato nel 65, questo è un 2016 come annata di vendemmia e fa un anno e mezzo di invecchiamento in legno grande. Poi abbiamo Antico Casale che è un 2015 perché fa due anni di affinamento tra legno grande e barricca. Noi siamo una delle cantine più vecchie nel territorio delle Marche, dal 2007 se ben ricordo abbiamo iniziato a produrre anche il Rosso Conero. Lo Zizzero è un prodotto, un Montepulciano 100% in purezza, fatto appunto con le uve del Montepulciano di Ancona. È un vino che ha una morbidezza, un'acidità, una sapidità che lo rende molto piacevole. Dove si trova la vostra azienda, quali vini ha portato in degustazione questa sera e che cosa li caratterizza? L'azienda si trova a Numana. Questa sera in particolare abbiamo portato uno dei nostri Rosso Conero DOC e il Conero di OCG Riserva, che il nostro si chiama Alzassineri. Sono uno dei sostenitori di Varano in Bottiglia e ci fa piacere essere qua. Io non vendo vino, non do da mangiare, però vesto chi fa vino e chi fa mangiare. Produciamo mieli all'interno del Parco del Conero, qua ad Ancona, produzioni locali, e cerchiamo di portare avanti un lavoro, un mestiere molto complesso che riguarda l'agricoltura, che va a tirar fuori un prodotto artigianale unico, ogni anno diverso e molto complicato. Siamo in un periodo, se ne sente parlare anche molto, in cui le api non se la passano proprio benissimo, quindi noi siamo dei custodi di un animale utilissimo a tutti noi, per i nostri ecosistemi, per le nostre colture, per le nostre produzioni. Noi siamo sempre molto presenti, soprattutto con gli eventi organizzati da questa associazione, sono molto importanti per le aziende, le realtà come la nostra, che sono micro realtà, per cui servono sempre per farci conoscere alla gente, diciamo, oltre che ai turisti che gravitano nelle nostre zone.